Nell'operazione di questa notte, sotto la guida della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, i carabinieri hanno arrestato 15 persone responsabili di concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di indagati che rientrano nell'orbita della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, una famiglia già colpita nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria di Cupola 2.0, quando fu disarticolata il tentativo di Cosa Nostra di ricostituire la cupola mafiosa della provincia di Palermo. E con questa operazione abbiamo dimostrato come il traffico di sostanze stupefacenti sia ancora una delle attività principali di Cosa Nostra per garantirsi l'afflusso di denaro per la gestione delle attività della compagine criminale. In questo sono stati dimostrati anche rapporti tra vari mandamenti della città proprio per l'organizzazione e la gestione del traffico. L'operazione si è condotta con successo sulla città.